Questo momento, l'incontro tra di noi è alla fine un modo per parlare di più e meglio, se vogliamo, sia dell'arte che degli artisti. Quindi l'arte diventa anche uno strumento di approfondimento, diventa non solo, diciamo, siamo qua e la mostra è bella, quindi diciamo che... questo libro mi portò una serie di cataloghi di queste kermesse che lui aveva visto a Basilea, a Milano, in Francia, e quello che io notavo all'interno di questo catalogo, che poi veniva stampato da un editore, è che erano 100 pagine, 200 pagine, ma il 80% erano pubblicità, cioè alla fine c'era un elenco delle gallerie, un elenco di nomi degli artisti e qualche foto di artista pagante, mentre questo racconta lo stato dell'arte contemporanea, cioè qui abbiamo artisti da tutto il mondo, qui in questo catalogo particolare ci sono 5 continenti. Quanto sei bella Roma, quanto sei bella Roma, prima sera, sotto un manto di stelle, Roma bella m'appare, solitario il mio cuor, disilluso d'amor, vuoi nell'ombra cantare. Una muta fontana e un balcone lassù, o chitarra romana, accompagnami tu. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce un po' stonata bella fornarina, al balcone non c'è più, lungo Tevere dorme, mentre il fiume cammina, io lo seguo perché mi trascina con sé e stravolge il mio cuore. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù.
suona, suona mia chitarra, e lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce un po' velata, tu accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. Ho fatto un evento dedicato agli affreschi di Giotto in una chiesa il 4 di ottobre a Foggia e ho descritto tutti i quadri della Basilica di Assisi e alla fine di questo concerto, perché era un concerto con questa esibizione, mi si è avvicinato un non vedente e mi ha detto: io la ringrazio perché per la prima volta ho visto gli affreschi di Giotto attraverso la sua poesia. Io ho cercato di descrivere gli affreschi e questo è stato per me, non ho mai avuto un complimento così bello, perché se un non vedente ti dice questo, allora io stasera voglio provare a fare una cosa di questo tipo, prendere dei capolavori dell'arte senza immagini, non ce l'ha per qua, abbiamo questi bellissimi quadri, proviamo però ad immaginarli e proviamo a descriverli in poesia. Ho scelto per esempio la vita rappresentata da Michelangelo, quindi la nascita, la vedo nella nascita di Adamo, e poi la morte nella Pietà. Vediamo un po' di descriverle attraverso i versi endecasillabi. Vedrete che sentirete che i versi che ascolterete sono endecasillabi, sono tutti fatti da 11 sillabe, con l'accento che cade sempre sulla quarta, sulla settima e sulla decima. Perché questo? Perché un'opera d'arte antica, secondo me, potrebbe entrare più in sintonia con un linguaggio antico, quindi vorrei provare a descriverlo in questa maniera. Allora, immaginiamo questo affresco che sta nella Cappella Sistina. Quindi abbiamo Dio che vola avvolto in un mantello circondato da angeli e sta per dare la vita ad Adamo che è seduto e ricordiamo che le due vite stanno per incontrarsi. Ecco, Dio è avvolto in un mantello ed angeli e la forma di questo mantello è particolare perché ha la forma di una parte del corpo, esattamente di un cervello. Ma perché Michelangelo ha inserito Dio con gli angeli in un cervello? Ma perché l'idea più sublime, cioè quella di dare la vita a una persona, non può che nascere nel cervello di Dio. E poi c'è un altro particolare, le due dita, quelle di Dio e quelle di Adamo, si sfiorano, ma non si toccano. In quello spazio infinitesimale c'è l'energia vitale che Dio sta erogando ad Adamo per dargli la vita. Adamo è seduto lì che aspetta. Allora io provo ora a descrivere la poesia di questo dipinto in endecasillabi. Da un groviglio di angeli che pare incapsulato dentro un cervello, l'Eterno Padre sospinto a volare per dar vita al miracolo più bello. Dalla sua mano si sta per sprigionare un'energia.
Cecilia di altissimo livello. Lì è di fronte Adamo che protende la sua mano. Lui da Dio la vita attende. Dall'indice comincia a propagarsi l'impulso che la vita mette in moto. Le due mani sembrano quasi sfiorarsi, ma nel mezzo tra loro si cela un vuoto. In quel vuoto e nel loro non toccarsi c'è il confine tra l'umano ed ignoto. Ma più che Dio, Michelangelo ha creato quel confine che nessuno più ha superato.